Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, con il giorno di Pentecoste, il cui evento ci ha presentato dall'odierna liturgia, nella prima lettura si compie definitivamente il passaggio del testimone dalla missione terrena di Cristo a quella della Chiesa, la cui missione, quella appunto della Chiesa, altro non è e altro non deve essere che il prolungamento storico di quella del suo capo, Maestro e Signore. Cosa fa la Chiesa sulla terra? Quello che Gesù ha fatto durante i suoi 33 anni di missione e di vita terrena. 10 giorni sono trascorsi tra l'ultimo atto della vita terrena di Gesù, cioè l'ascensione, e il primo atto pubblico ufficiale della Chiesa, investita e abilitata dallo Spirito Santo, terza persona della Santissima Trinità, al compimento della sua missione. Missione che gli è stata consegnata da Gesù in persona. Quale missione? La Chiesa non serve a nient'altro che a questo: annunciare il suo Vangelo e portare la sua salvezza fino agli estremi confini della terra. Focalizziamo un po' la prima lettura, perché, come anche faceva notare il Vescovo durante l'omelia di ieri sera, durante la veglia, ci sono dei segni con cui lo Spirito si è manifestato. Chiaramente il giorno di Pentecoste soprattutto ne vediamo alcuni. Prima lettura: anzitutto si comunica agli apostoli come fuoco, fuoco che è preceduto da un fragore o rombo e da un vento impetuoso. Chiaro che queste immagini reali, perché attraverso queste si è manifestato lo Spirito Santo, ci fanno comprendere qualcosa. Il fragore rimanda al rombo della voce di Dio che fa rumoreggiare le acque del cielo. Si trova questa immagine nel profeta Geremia, nel capitolo 51, come peraltro appare chiaramente dal termine greco ricorrente in questo testo. Il vento impetuoso, ricordate, invece allude chiaramente all'accostamento tra lo Spirito Santo e il vento che fu formulato dallo stesso Signore Gesù nel Vangelo. Vi ricordate nel discorso con Nicodemo: chiunque il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, non sai dove viene, così è di chiunque rinasce da acqua e da spirito. Quindi, che significano queste immagini? Che quando lo spirito scende, provoca un santo scuotimento interiore, un rombo, un terremoto, un fragore, ti scuote, ti trasforma, ti tocca profondamente, e il vento spazza via tutto ciò che in ogni modo forma ci impedisce o di essere o di rimanere in un'autentica e santa relazione con l'Altissimo. Fa, come diciamo noi, piazza pulita. Hai visto che il vento purifica l'aria, no? Tutti quanti i miasmi brutti che ci stanno. A questa operazione propedeutica, quindi il fragore e il vento, segue la discesa del fuoco, no? Lo spirito scende in forma di lingue di fuoco. E che significa il fuoco? Noi adesso abbiamo le lampadine, ma un tempo non c'erano le lampadine. Quando era notte, come facevi a accendere la luce? Dovevi accendere una torcia, una fiamma, no? Quindi il fuoco, sapete che il cielo pasquale, che oggi è acceso per l'ultimo giorno, la liturgia della notte di Pasqua, no? La liturgia del lucernario, si entra a luci spente col cielo pasquale dentro, quindi ad indicare Cristo luce. Quindi il fuoco chiaramente è anzitutto la luce della verità che lo Spirito infonde. Perché lo spirito è innanzitutto, come dice Gesù nel Vangelo, lo spirito di verità, con la V maiuscola. Ma anche, non lo diciamo, no? Il fuoco designa anche qualche cosa che ti scalda oltre che ti illumina, no? Quindi è il fuoco dell'amore. Siamo accesi quando siamo innamorati, no? Siamo accesi di santa passione amorosa verso chi siamo innamorati, no? Quindi c'è anche l'amore che lui trasmette, ti fa percepire l'amore di Dio e ti dà un cuore capace di amarlo in maniera ardente. L'altro ieri, sì, è stata la festa di San Filippo Neri, e dicevo durante l'omelia che era nel cuore di San Filippo Neri c'era proprio il fuoco veramente, ha bruciato le camicie, gli si sono spostate due costole, il nostro Signore gliela dovute spostare per dilatare la cassa toracica, perché altrimenti la veemenza del fuoco non gli faceva contenere il cuore dentro il petto. È lo Spirito Santo, è il fuoco dello Spirito Santo, no? Quindi è un amore che gli trasmette, e ancora però col fuoco, che ci facciamo col fuoco?
ci purifichiamo, le sostanze, i metalli si purificano e si raffinano al fuoco. Quindi lo Spirito Santo svolge questa terza funzione di purificare, un'azione continua, incessante di purificazione e raffinazione che egli opera nelle anime, che sono certamente santificate dalla sua presenza ed azione, ma sempre bisognose di purificazione fino a quando si troveranno in cammino verso la patria eterna. Nessuno di noi è già santo, anche se stiamo in grazia, speriamo di starci, ma abbiamo sempre bisogno quantomeno di crescere, di perfezionarci e di raffinarci giorno dopo giorno. E anche a questo provvede lo Spirito Santo. Ancora, oltre a tale azione santificante, che questa era uguale ieri, uguale oggi, sarà uguale sempre, lo Spirito Santo, nei primi momenti della sua effusione, donò anche dei carismi straordinari per la necessità di sigillare e confermare il primo annuncio del Vangelo, l'abbiamo sentito. San Pietro parlava in aramaico, ma lo sentivano nella lingua propria, senza l'interprete, persone di lingue ed etnie completamente differenti. Sarebbe come se qui adesso ci fosse un arabo, un cinese, un turco, un russo, e io sto parlando in italiano, e loro sentono l'omelia con la traduzione simultanea, per opera dello Spirito Santo, nella loro lingua corrente. Non è, sono cose che accadono molto spesso, no? Quindi questo segno straordinario, certamente, che cosa voleva far comprendere? Che il Vangelo doveva essere e sarebbe stato annunziato e compreso in tutte le lingue del mondo. La seconda lettura che abbiamo ascoltato, anche questa molto bella, San Paolo qui ha uno dei suoi passaggi assolutamente magistrali della prima lettera ai Corinzi, ci ricorda la molteplice azione santificante, ordinaria e straordinaria dello Spirito Santo, che si esplica nella pluralità di carismi, ministeri e attività di cui si alimenta la vita della Chiesa, e tutti questi da vivere sempre nella piena unità e comunione, che è sempre il sigillo di autenticazione di qualunque carisma, ministero e attività che voglia dirsi ecclesiale. Comporlo nell'unità, a servizio di tutti, sottomesso all'autorità e senza che nessuno pensi di essere il primo della classe o indispensabile, che tutti gli altri siano meno di lui. Altrimenti già questi sono segni molto negativi. Tale unità è limpidamente espressa dal mistero della Chiesa in quanto corpo mistico di Cristo, in cui, capite che significa essere un corpo, no? Le nostre membra sono tutte quante diverse, ma sono tutte quante utili per la funzione propria. San Paolo poi approfondisce questo discorso. La mano non può dire solo un piede, ma dice, vabbè, ma il piede è meno nobile della mano, che facciamo? Ne tagliamo uno, tanto facciamo lo stesso. No, non facciamo lo stesso. Tutti hanno la loro funzione e tutti svolgono la loro funzione nel contesto dell'unità del corpo. Sapete che tutte quante le membra sono attivate dal cervello, no? E chi è il cervello della Chiesa? Il capo del corpo mistico di Cristo. È Cristo. Perché tutto funzioni bene, tutto deve obbedire al capo mistico del corpo, che è il nostro Signore Gesù Cristo. Ora, chiaramente, su questo si potrebbe fare una meditazione lunga ore, anzi un ciclo di catechesi addirittura, però chiaramente non è questa la sede opportuna per farla. Bisogna tuttavia ricordare che lo Spirito, quando è Lui ad operare, necessariamente opera nella comunione ecclesiale all'interno dell'unità del corpo mistico di Cristo. Perché lo Spirito Santo e il nostro Signore Gesù Cristo vanno d'accordo, d'accordo? Non possono non andare d'accordo. Quindi quando c'è qualche cosa di stonato e di fuori dal cuore, dal coro, bisogna sempre fare il più opportuno discernimento. Infine nel Vangelo, brevemente, se ci avete fatto caso, rileggiamo con gioia, dobbiamo andare un po' indietro nel tempo, quanto la liturgia della Chiesa, pensate, ci aveva già proposto nella Domenica in Albis, la prima domenica dopo Pasqua, la prima parte, no, del Vangelo, che descrive quella sorta di prima comunicazione dello Spirito Santo avvenuta la notte di Pasqua, il primo della settimana, che fu trasmessa agli undici da Gesù in persona appunto in quel giorno. Che cosa gli dicono? Che cosa dice Gesù? Ricevono lo Spirito Santo per perdonare, per rimettere i peccati. Quindi questo primo atto, cioè la prima cosa che Gesù dice, guardate, ricevete lo Spirito Santo perché la cosa più importante che dovrete fare in forza dello Spirito Santo è il ministero della remissione dei peccati. Che la cosa più, non è la cosa più grande, ma è la cosa più importante. Qual è il primo sacramento? Il battesimo.
Il battesimo toglie il peccato originale e tutti i peccati attuali. Qual è il sacramento più grande che diamo nella Chiesa? L'Eucaristia. Ma qual è il sacramento più importante? È la penitenza. Perché se tu non stai in grazia e non celebri bene la penitenza, non puoi vivere l'Eucaristia. Sono come l'umiltà, l'umiltà e la carità. Qual è più grande? La carità, l'Eucaristia. Ma è possibile avere la carità senza l'umiltà? Diceva Santa Caterina da Genova. No. L'umiltà è la virtù più importante, la carità è la virtù più grande. La confessione è il sacramento più importante, l'Eucaristia è il sacramento più grande. Ora, in quella sera, appunto, Gesù, alitando sugli undici e conferendo quindi l'effetto principale dell'opera della sua redenzione, perché Gesù è venuto sulla terra per togliere il peccato. Gesù in ebraico Yeshua significa Yahweh salva. Egli salverà il suo popolo dai peccati, disse l'arcangelo Gabriele quando spiegò a San Giuseppe che doveva chiamarlo Gesù. È questa la sua missione, non altre. Con la Pentecoste, potremmo dire che tutta la dotazione necessaria per il compimento della missione apostolica della Chiesa, tutti i sacramenti, tutto quello che serve, fu conferita perché si potesse uscire allo scoperto in maniera pubblica e visibile e ricominciare da dove aveva finito Gesù. Lo Spirito ha dato alla Chiesa e le dà tutti i mezzi necessari per compiere la sua missione, che durerà fino al ritorno di Gesù nella gloria. Ovviamente sta ciascuno dei suoi membri, ciascuno nel suo posto e nel suo grado, fedeli e ministri ordinati, laici e religiosi, di accoglierli, valorizzarli e usarli in modo retto e santo. Quanto più la Chiesa sarà giusto, quindi sarà bene la situazione che lo Spirito gli ha dato, e più brillerà della luce del suo Signore e porterà egregio compimento la sua missione di essere madre e maestra dell'umanità intera, credente al sangue del suo Signore. Evidentemente eventuali infedeltà a tali doni e carismi dello Spirito determinano dei momenti di stallo, di crisi dell'azione della Chiesa, da cui ci scampi il Signore, e preghiamo sempre che il Signore ci aiuti a fare bene quello che ci ha perfettamente abilitato con la Pentecoste a compiere per il bene del mondo. Siamo lodati Gesù e Maria.